La bella e la bestia. C'era una volta, in un paese molto lontano, un mercante enormemente ricco. Un giorno, il mercante partì per il mercato e chiese a ciascuna delle sue tre figlie cosa avrebbe voluto come regalo al suo ritorno. La prima figlia voleva un vestito di broccato, la seconda una collana di perle e la terza, il cui nome era Bella, la più giovane, la più bella e più dolce di tutte, disse a suo padre: «Tutto quello che vorrei è una rosa scelta solo per me». Quando il mercante ebbe finito i suoi affari in città, partì per tornare a casa. Purtroppo scoppiò una tempesta improvvisa e il suo cavallo non riusciva ad andare avanti nella tempesta urlante. Infreddolito e stanco, il mercante aveva perso ogni speranza di raggiungere una locanda, quando improvvisamente notò una luce che brillava in mezzo a un bosco. Mentre si avvicinava, vide che si trattava di un castello immerso nella luce. «Spero di trovare un riparo lì per la notte», si disse. Quando raggiunse la porta, vide che era aperta. E anche se gridò, nessuno venne ad accoglierlo. Facendosi coraggio, entrò ancora. E ancora, chiamando per attirare l'attenzione. Su un tavolo, nella sala principale, c'era una splendida cena già servita. Il mercante indugiava e ancora gridava per farsi sentire dal proprietario del castello. Ma nessuno venne. E così il mercante, affamato, si sedette e consumò quel pasto abbondante. Sopraffatto dalla curiosità, si avventurò al piano di sopra, dove il corridoio conduceva in magnifiche stanze e sale. Un fuoco scoppiettava nella prima stanza, dove c'era anche un letto morbido che sembrava molto invitante. Era ormai tardi e il mercante non poté resistere. Si sdraiò sul letto e si addormentò profondamente. Quando si svegliò la mattina dopo, una mano sconosciuta aveva messo una tazza di caffè fumante e un po' di frutta al suo capezzale. Il mercante fece colazione e, dopo essersi rimesso in ordine, scese per ringraziare il suo ospite generoso. Ma, come la sera prima, non c'era nessuno in vista. Scuotendo la testa con stupore per la stranezza di tutto, si diresse verso il giardino, dove aveva lasciato il suo cavallo legato a un albero. Improvvisamente, un grande cespuglio di rose attirò la sua attenzione. Ricordando la sua promessa alla figlia Bella, si chinò per raccogliere una rosa. Immediatamente, fuori dal roseto, saltò fuori una bestia orribile, ma che indossava abiti splendidi. Due occhi iniettati di sangue, luccicanti con rabbia, lo fissarono e una voce profonda e terrificante ringhiò: «Uomo ingrato, ti ho dato un riparo. Hai mangiato al mio tavolo e dormito nel mio letto. Ma ora, per ringraziamento, ricevo il furto dei miei fiori preferiti. Ti metterò a morte per questa leggerezza». Tremante di paura, il mercante cadde in ginocchio davanti alla bestia. «Perdonami, perdonami! Non uccidermi! Farò tutto quello che dirai. La rosa non era per me, era per mia figlia Bella. Ho promesso di riportarle una rosa dal mio viaggio». La bestia
lasciò cadere la zampa con cui aveva bloccato lo sfortunato mercante. «Io risparmio la tua vita, ma a una condizione, che tu mi porti tua figlia». Il mercante, terrorizzato, di fronte a morte certa, se non avesse obbedito, promise che lo avrebbe fatto. Quando raggiunse casa, in lacrime, le sue tre figlie corsero a salutarlo. Dopo aver detto loro della sua terribile avventura, Bella si mise subito il cuore in pace. «Caro padre, farei qualsiasi cosa per te. Non preoccuparti. Sarai in grado di mantenere la tua promessa e salvare la tua vita. Portami al castello. Io resterò lì al tuo posto». Il mercante abbracciò sua figlia. «Non ho mai dubitato del tuo amore per me. Per il momento non posso che ringraziarti per avermi salvato la vita». Così Bella fu portata al castello. La bestia salutò in modo piuttosto inaspettato la ragazza. Invece di essere minaccioso per il suo destino, come aveva fatto con suo padre, fu sorprendentemente piacevole. All'inizio, Bella era spaventata dalla bestia e rabbrividiva alla sua vista. Poi scoprì che, nonostante il terribile aspetto da mostro, il suo orrore, col passare del tempo, stava gradualmente svanendo. Aveva una delle camere più belle del castello, dove si sedeva per ore, ricamando davanti al fuoco. Anche la bestia si sedeva per ore e ore a poca distanza, guardandola in silenzio. Poi cominciò a dire delle parole gentili, finché non smetteva di ricamare. Bella si stupì di scoprire che le piaceva molto quella conversazione. Passarono i giorni e Bella e la bestia divennero buoni amici. Finché un giorno la bestia chiese alla ragazza di essere sua moglie. Colta di sorpresa, Bella non sapeva cosa dire. Sposare un mostro così brutto? Avrebbe preferito morire. Ma lei non voleva ferire i sentimenti di colui che, dopo tutto, era stato gentile con lei. E si ricordò anche di dovergli la vita, così come quella di suo padre. «Non posso davvero dire di sì», disse titubante. «Mi piacerebbe tanto». La bestia la interruppe con un gesto brusco. «Capisco bene, e io non sono offeso dal vostro rifiuto». La vita andò avanti come al solito, e non se ne parlò più. Un giorno la bestia donò a Bella un magnifico specchio magico. Quando Bella ci sbirciò dentro, vide la sua famiglia da lontano. «Non ti sentirai così sola adesso», furono le parole che accompagnarono il dono. Bella fissò per ore la sua famiglia lontana. Poi cominciò a preoccuparsi. Un giorno la bestia la trovò a piangere accanto allo specchio magico. «Cosa c'è che non va?» «Mio padre è gravemente malato e vicino alla morte. Oh, come vorrei poterlo vedere di nuovo prima che sia troppo tardi». Ma la bestia scosse solo la testa. «No, non lascerai mai questo castello». E uscì pieno di rabbia. Tuttavia, un po' più tardi, tornò e parlò solennemente alla ragazza. «Se giuri che tornerai qui tra 7 giorni, ti lascio andare a trovare tuo padre». Bella si gettò ai piedi della bestia per la gioia. «Lo giuro, giuro che lo farò. Quanto sei gentile! Hai reso una amorevole figlia felice». In realtà, il mercante si era ammalato perché aveva il cuore spezzato sapendo che sua figlia era tenuta prigioniera. Quando la abbracciò di nuovo, iniziò subito a guarire. Bella rimase accanto a lui per ore e ore,
descrivendo la sua vita al castello e spiegando che la bestia era davvero buona e gentile. I giorni passarono in un baleno e così il mercante fu in grado di alzarsi dal letto. Era completamente guarito. Bella era felice, finalmente. Tuttavia, non si accorse che 7 giorni erano passati. Una notte si svegliò con un terribile incubo. Aveva sognato che la bestia stava morendo e che la chiamava mentre si torceva in agonia. «Torna! Torna da me!» La promessa solenne che aveva fatto la spinse a lasciare immediatamente casa. «Sbrigati! Affrettati, buon cavallo!» disse, frustandolo e galoppando verso il castello, temendo che potesse arrivare troppo tardi. Si precipitò su per le scale, chiamando, ma non ci fu risposta. Aveva il cuore in gola. Bella corse nel giardino e lì trovò accovacciata la bestia, con gli occhi chiusi, come se fosse morta. Bella si gettò su di lui e lo abbracciò forte. «Non morire! Non morire! Ti sposerò!» A queste parole avvenne un miracolo. Il brutto muso della bestia si trasformò magicamente nel volto di un bel giovane. «Come ho desiderato questo momento!» disse. «Stavo soffrendo in silenzio e non potevo dire il mio spaventoso segreto. Una strega malvagia mi ha trasformato in un mostro e solo l'amore di una fanciulla, disposta ad accettarmi così com'ero, poteva trasformarmi di nuovo. Mia cara, sarò così felice se vorrai sposarmi». Il matrimonio ebbe luogo poco dopo e da quel giorno in poi il giovane principe non ebbe nient'altro che rose nei suoi giardini. Ed è per questo che, ancora oggi, il castello è conosciuto come il Castello della Rosa. Bella, il bel giovane principe insieme al padre, vivevano insieme, felicemente, nel grande castello.